siamo a Terni per l'ottava tappa del reality shop di Bricofair, il reality shop che vi consentirà di fare un viaggio all'interno del mondo del bricolage. Io sono sempre Davidia e adesso do la parola al mio compagno d'avventura Luigi Coltessi. A te Luigi! Siamo sempre a Terni per incontrare i nostri nuovi concorrenti, ma prima di conoscerli vediamo la loro scheda. Daniele Prato Fiorito, 41 anni, corriere, Terni. Romina Basili, 38 anni, disoccupata, Terni. Eccoci qua con la nostra coppia, l'ultima coppia di oggi da Terni. Che lavoro fai tu? Corriere? Corriere... Corro con i carte e più consegno i pacchi. Corriere qui, proprio qui a Bricofair. Ah, proprio da Bricofair, bene, ottimo. E tu invece sei in cerca di lavoro? Sì. Ok, allora un piccolo appello, ma ve lo facciamo dopo. Intanto fase 1. Momento importante è quello della scelta della busta. Chiamiamo Davidia. Ciao Davidia. Ciao Luigi. Chi sceglie dei due? Facciamo scegliere da te. Busta 1 o busta 2? Busta 1. Busta 1, scelta dai nostri concorrenti. Fase 2. I nostri concorrenti hanno scelto la prova numero 1, la busta numero 1. Io ve la consegno. Da questo momento avete 2 minuti di tempo per aprirla e vedere esattamente all'interno che cosa dovete fare. Attenzione, 3, 2, 1, via! E i nostri concorrenti devono costruire uno stendino con portamollette in plastica colorato in giallo e blu. 3, 2, 1, via ragazzi, a far la spesa, a correre! 15 minuti da questo momento. Vai ragazzi, correre, correre, che il tempo passa veloce. Forse non hanno capito che hanno solo un quarto d'ora di tempo. Di sto passo sono lenti, vado a bermi un caffè. Ciao. Uno, lo sapevo che arrivavate all'ultimo secondo, forza! Quanto hanno speso? 45 e un centesimo. Ottimo, fase 3. Adesso inizia la vera corsa, avete 20 minuti da questo momento per uscire, caricare tutti gli oggetti in auto, parcheggiare l'auto e scaricare e poi costruire. Siete pronti? 3. 2, 1, via! Sempre di corsa! Oh ragazzi, i nostri concorrenti sono già sudati e devono ancora iniziare. No, allarghiamo il buco un pochino, no? Secondo voi ce la faranno i nostri concorrenti a colorare lo stendino? Se volete scoprirlo, rimanete con noi. Ragazzi, avete finito? Ancora no. Ok, torno a dormire. Scusa, avete finito, finito il tempo. Purtroppo il tempo è finito e passiamo alla fase 4. Devo dare perché il tempo era poco, poi senza istruzioni è un po' difficile farlo uno che non ha fatto mai, ecco.
Basta. I nostri concorrenti hanno appena concluso il loro disastro, però purtroppo non è stato uno stendino, non sarà mai uno stendino, forse un'opera d'arte. Da Terni è tutto, noi vi salutiamo e un saluto da Luigi e da Lidia. Alla prossima, ciao!